volta sormontata da un balcone decorato a chevron, ossia bande bicolori a zigzag in pietra calcarea e tetranamica, segno tangibile dell'epoca islamica. La rivolta è formata da numerose tavolette di pietra calcarea, unite le une alle altre da una serie di archi ogiva, decorati a motivi vari. Al centro che rappresenta una montagna tre conchiglie che montano le ruote da un'unica. Le tavolette in pietra calcarea sono di una straordinaria freschezza ed eleganza. Sui piccoli archi sono scolpiti anche molti vittoriali decorativi alternati a figure umane, e questa loggia costituisce ciò che si resta oggi dell'epoca della fine del Medioevo. Sul lato sud del convento, giusto in faccia al palazzo Piscoli, all'interno, si può notare un portale della fine del secolo in pietra intagliata e iniziato. E si notava anche delle strade alimentari del convento. Ai giorni nostri è stato nel convento, però sto parlando degli stessi, poi ve lo mostrerò a questo punto. Si può notare una zona di c'è qualcuno, ci sono le abitanti, è di un canto di un fuoco da recuperare, è un bassorilievo di Sant'Agata, è all'interno del segno di testo, all'entrata di via numero 11, abbiamo dell'epoca romana. Situati a 5 metri a di sotto del livello attuale della strada. La tradizione vuole che si tratti della casa natale di Sant'Agata. Per quanto riguarda la storia del Palazzo Piscari, la mia compagna ve ne parlerà. E io... Per questo c'era quell'edicola con quella santa, è Sant'Agata. Sì, quella sì, è la santa patrona di Catania. E questo è il...